Allora amici, buongiorno dal vostro Norbert, vedo di non sbagliare data come nel video di ieri, oggi è mercoledì 24 giugno, sono uscito fuori per fare degli acquisti così dopo tanto tempo perché per principio con tutte queste restrizioni che ci hanno imposto mi era passata completamente la voglia di comprare alcunché. Dunque adesso qua mi trovo in un parcheggione di un centro commerciale qui a Pordenone. Ero venuto anche un po' per vedere a distanza di tempo da quando sono iniziate questo gulag, questo Covid gulag, come stanno le cose, e devo dire che i centri commerciali sono praticamente deserti. Sono deserti, ma lo si può anche capire perché ti passa completamente la voglia di venire a spendere, di guardare che cosa potrebbe essere utile per la casa o per semplice diletto, perché noi poi amiamo, si sa, in questa società del consumo, consolarci con mille cianfrusaglie, aggeggi elettronici e quant'altro. E forse perché ci manca la possibilità del vero contatto con la natura delle cose, e purtroppo oggi, adesso qua sono in mezzo al traffico, non faccio un bel botto, no, ecco, passo rotondone. E dicevo, insomma, in questi centri commerciali intanto trovi subito lo zombie mascherinato e lo zombie museruolato con la termocamera che ti misura la febbre, e già questo ti indispone. Naturalmente ti raccomando di indossare la mascherina. Io non indosso la mascherina, ma indosso questa specie di bandana che la uso anche come mascherina, mi fa più carino. Naturalmente sono tutti uguali con queste mascherine, ma la cosa che mi ha colpito è che addirittura adesso si vedono le vetrine con i manichini con le mascherine fashion su. Cioè ci sono questi manichini con queste mascherine decorate, non so, con disegni cashmere piuttosto che i vestitini dei bambini con i pupazzetti e cose del genere. Cioè ci ruota dietro tutta un'industria anche sul fatto di queste. Ecco qua uno che mi taglia la strada e si mette nella circolazione. Di dietro c'è un camion che mi schiaccerà tra un po' contro il veicolo che sta davanti. Dai mo, vai avanti, sumo, dai mo, stiamo andando via a 35 all'ora. Scusate l'interruzione. Allora, cosa stavo dicendo? Spero di superarlo, niente da fare, troppo traffico. Un altro camion davanti. Vabbè. E quindi queste mascherine fashion qua adesso incominciano a contaminare anche le vetrine, a infettare quindi anche la moda. E appunto come vogliono i governi dominati dalle multinazionali, la nuova normalità. Quindi queste vetrine dove si tenta di vendere stracci, perché quello che importa è la quantità, non è più la qualità. Però ovviamente adesso si cominciano già a vedere nelle vetrine i manichini con le mascherine. Tutto questo è veramente ridicolo e penoso al tempo stesso, oltre che estremamente idiota indossare le mascherine, perché ormai non ha proprio alcun senso, casomai ce ne fosse mai stato uno. Comunque, detto questo, poi c'è da dire un altro discorso. Allora vi chiederete, che cosa sono uscito a fare, oltre che per dare un'occhiata come stanno le cose in giro, eccetera. Sorpassato il lumacone, ho già un senso di libertà maggiore. Sto andando alla fantastica velocità di 70 km orari e quindi sto anche rispettando i limiti. Detto questo, avete mai provato andare in giro, volere una cosa specifica, un prodotto specifico, ma
voi sapete molto bene quello che volete, quel prodotto, quel tipo di modello, quella marca e così via. Esiste solo sulla carta, o se no dovete ordinarlo in internet, nei vari Amazon e quant'altro e così via, perché nei negozi non hanno più un tubo. Ti propongono dei prodotti simili, ma quello che cerchi, quello che vuoi, nella maggior parte dei casi non si trova. Ero uscito per comprarmi un monopattino elettrico, farà anche ridere, però io l'ho provato perché l'ha comprato un mio amico e vi posso garantire, adesso che è cambiata la legge, che muoversi in città col monopattino elettrico è davvero agevole, immediato e soprattutto raggiungi in breve tempo e fai le commissioni che devi fare, perché non è la stessa cosa della bicicletta elettrica. Il monopattino elettrico è adatto a girare nelle città, è adatto a girare nelle città. Con la bicicletta elettrica, specie una mountain bike, infatti ho preso anche quella, è più divertente invece per evadere, per andare per boschi, per andare per sentieri e cose di questo genere. Mentre invece il monopattino elettrico che ho provato, che ha comprato il mio amico, mi ha subito convinto e ho detto: ma se lo prendo per andare a lavorare potrebbe tornarmi utile. Bon, va bene, ho detto, guardo i negozi e vedo che tengono quel marchio che mi interessa e anche quel modello che mi interessa. E tutta mattina che giro e nei vari centri commerciali all'interno dei vari negozi specializzati in elettronica, informatica, eccetera eccetera, non ce n'è neanche uno. Hanno le sottomarche, hanno il modello, quello dell'anno scorso, che non ha le stesse caratteristiche, perché adesso siamo arrivati a questi aggeggi qua che hanno un'autonomia di 40-45 km. Quindi hai voglia prima di, cioè, i primi, cosa succedeva? Succedeva che tu montavi su, dopo una volta che eri arrivato al negozio non riuscivi a tornare indietro a casa perché magari te lo ritrovavi scarico e quindi cascava l'utilità del mezzo, non era così utile. Adesso invece sono riusciti a contenere batterie molto potenti e si caricano in 4-5 ore, un'autonomia insomma che arriva a 40-45 km. Si parla che la prossima generazione addirittura faranno 60 km. E quindi cercavo questo prodotto in realtà in negozio non l'ho trovato, ne ho girati 5. Allora uno si domanda come mai tra una cosa e l'altra, e vengo quindi al punto, l'economia la stiano distruggendo a 360 gradi. Funziona tutto online ormai, devi ordinare le cose, ti arrivano a casa, i pagamenti vengono fatti tutti attraverso transazioni elettroniche, insomma è tutto collegato, perché in realtà quello che cerchi non lo trovi se non attraverso. Ma allora io dico, questi qua vogliono fallire. Cioè tu arrivi su un posto, hai i soldi, i schei si dice dalla nostra parte, o i BES, dipende dalla zona del Friuli dove si abita, vuoi pagare, non hanno il prodotto. Aspetta, però prima di entrare nel negozio c'è il pinco pallo con questo suo cipiglio severo che ti misura se hai la febbre, poi ti raccomanda di indossare la museruola. Voi capite che uno dice, vabbè, non è il pane quotidiano, posso anche farne meno e chi se ne frega. Perdita di vendite, economia che si blocca, e questo avviene un po' dappertutto, questo era solo un esempio. E quindi dicevo, non è il pane quotidiano, ma parliamo un po' di pane quotidiano e parliamo anche di brioche, dai. Non si può nemmeno più andare su bar a far colazione perché si mangiano delle schifezze. La gente probabilmente ormai è abituata a mangiare delle schifezze. E spesso succede anche che quando vai a mangiare fuori mangi delle schifezze. Mi spiego. Voi andate nel bar, non ci sono più quelle belle brioche con i bei cornetti, quelle belle paste fragranti che sono uscite fuori dalla pasticceria, sono uscite fuori dai forni, eccetera, eccetera, dove si sente proprio il profumo degli ingredienti, del grano. No, sono tutte quelle
quelle caccole striminzite venute su nei fornetti che hanno dietro il banco, magari vicino alla macchina del caffè, che finiscono di cucinarsi nello stomaco. C'è una cosa che poi dopo ti disgusta, che ti resta la nausea per mezza giornata. Ma la stessa cosa, così, anche se andate ormai, ho notato, al ristorante, è difficile che nel coperto, adesso qua, ecco, sorpassato anche questo trattore, è difficile che nel coperto comprenda la cesta di pane vero, cotto nei forni, come una volta. Non oso dire nei forni a legna, perché per trovare quello ormai è diventato come trovare le pepite d'oro, ma perlomeno, insomma, che abbia una certa, come dire, una certa qualità. No, niente di tutto questo, anche lì il pane surgelato, paninetti grandi così, cotti anche male, e anche quelli che finiscono di cucinarsi nello stomaco. E niente, è proprio cambiato il modo di vivere, in peggio chiaramente, e la gente soprattutto non ha più quella sensibilità nei confronti del bello, del buon vivere. Non riesce più a apprezzare il buon cibo, non lo sa più distinguere, e non so a questo punto qua dove andremo a finire. Frase fatta, già sentita, però sempre valida, no? Dove andremo a finire? È inevitabile che comunque ogni cosa ha un inizio e una fine, quindi prima o poi questo sistema, se va contro natura, perché poi alla fin fine il discorso è sempre quello: stiamo vivendo secondo natura o stiamo vivendo contro natura? Quindi la natura ha le sue leggi, tira, sforza, prima o poi, gioco forza, tutto si riequilibria. Bisogna vedere nel momento in cui si riequilibrerà la natura e come lo farà, perché potrebbe anche cancellarci completamente dalla faccia del pianeta. Ecco, quindi io credo che bisognerebbe recuperare quel senso e quella capacità di saper vivere in armonia, in accordo con quelle che sono le leggi della natura, perché diversamente la sopravvivenza sicuramente dell'intera specie umana è a rischio per tutti questi motivi, perché non possiamo continuare a accumulare all'infinito, a trasformare l'ambiente all'infinito, e soprattutto poiché siamo quello che mangiamo, dobbiamo mangiare anche delle cose il più naturali possibili, altrimenti non potremmo durare. Bene, queste riflessioni per oggi, e ci sentiamo appena avrò qualche cosa di interessante su cui discutere.